C'è, è passato quasi un anno di quando è accaduta Pesach l'anno scorso. C'era una sensazione, come adesso sentiamo, che siamo incarcerati nel nostro proprio corpo. E allora siamo passati per un sacco di stati. La cosa principale è non impressionarti troppo per quello che ti spinga verso fuori, perché ci sono persone deboli. Bene, tu sai che vedi che le persone si trovano nel teatro a vedere un film nel cinema e guardano quello che succede davanti a loro e non possono. Non possono, stanno così tanto impressionati dalle emozioni che escono dalla sala. Perché ogni cosa bisogna riceverla di forma corretta, che questa è la vita, che noi dobbiamo elevarci a un grado nella quale possiamo accettare tutto quello che può esserci nella natura. Non c'è casualità nella natura. E così continuare. Io capisco che voi siete sensibili, ci sono molti così come voi, e questo è anche buono. E insieme con questo bisogna equilibrare le emozioni con la mente. E la mente non è in noi, in nessuno. La mente è una possessione. Balasolam lo spiega in un articolo, non mi ricordo quale, che la mente è una possessione. Ognuno che aggiunge intelletto sente che è una possessione. E come la aggiungiamo? Attraverso della connessione. E le sinapsi che si costruiscono nel cervello, la connessione fra tutte le reazioni e attività che abbiamo nel cervello, la cosa principale sono le sinapsi. Noi non costruiamo sufficiente connessione fra di noi, nella decina, e per questo non possiamo digerire gli stati nella quale ci troviamo. Voi capite qual è il nostro problema? E dobbiamo arrivare a questo, non abbiamo altre. Noi possiamo arrivare a questo attraverso molti anni di sofferenza, fino a che, a partire dalla sofferenza, sentiamo quello che ci manca. Anche io sono su questo, sulla mia pelle. Si può apprendere dagli altri, che i cabalisti si scrivono questo. E allora siamo intelligenti e apprendiamo dall'esperienza degli altri. Ci manca una sola cosa, connessione. E ognuno in realtà non vuole connessione, la rifiuta di forma rivelata o occulta, di forma che lui stesso non lo sente. Però qua io improvvisamente scopro in una maniera sola che non mi trovo in connessione, non mi importa. Noi dobbiamo arrivare a uno stato nella quale tutti noi ci troviamo in una preghiera dalla mattina fino alla sera, interrotta, qua, nella testa, nella parte dietro della testa. Tutto il tempo pensiamo alla connessione, perché nel sistema connesso fra di noi, lì andiamo a rivelarlo tutto. E allora non ti sarà difficile, non avrai dubbi, problemi, neanche le domande ci saranno. Tutte le domande si risolvono nella connessione. Noi vogliamo dirigerci alla soluzione attraverso la nostra mente individuale. Come non capisco, come non sento, come non investigo, questo non si può arrivare a investigare, perché la soluzione sta nella sensazione della connessione, in includersi nella connessione. Lì tutto si chiarisce. Solo a partire da una rete di relazioni fra tutti i sistemi, diciamo, sistemi nervosi che abbiamo nel cervello, solo attraverso di questa rete noi possiamo capire
chi siamo, che siamo e verso dove andiamo.